Bentrovati a questo nuovo appuntamento Aspettando Lady Virginia, il format di Rete Sole che attraverso diversi collegamenti che stiamo effettuando in questi giorni e che vi stiamo proponendo cerca di presentare nella maniera più dettagliata possibile quella che sarà la prossima edizione di Lady Virginia, perché non la conoscesse, un concorso nazionale di bellezza che quest'anno culminerà nelle finali che si terranno a Salso Maggiore il 3 ed il 4 luglio prossimi. Da un po' di giorni a questa parte ci stiamo collegando con alcune delle partecipanti a queste finali e oggi siamo in collegamento con Fabiola Riva che parteciperà e lei rientra nella categoria Lady 50-59. Allora, do subito il benvenuto a Fabiola e la ringrazio subito per la sua disponibilità. Ben trovata. Grazie mille a voi, ciao, buongiorno a tutti e grazie a voi dell'intervista. Cosa dire? Figurati. Io sono già emozionata adesso per l'intervista, figurati il 3 e il 4, sarà in fibrillazione, però sono molto Bene. felice di questa opportunità che ci dà Lady Virginia. Ecco, volevo Perché? appunto. Vai, 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 aggiungi qualcosa, poi ti faccio una domanda. Vai, No, Fabio. volevo dire appunto questi preparativi, l'attesa, è tutto molto così bello, è bellissimo, ti dà una sferzata di aria nuova, di allegria, di felicità. Io poi questo concorso lo faccio giusto per quello, perché ti distoglie dai pensieri quotidiani e comunque ti fa divertire. Io personalmente mi diverto da morire, ma proprio tantissimo. È Chiarissimo, una cosa senti, molto molto bella. immagino, che cosa rappresenta per te allora, Lady Virginia, questo concorso nazionale di bellezza? Allora, innanzitutto non è il primo concorso che faccio, perché io ancora nel 2000, ho cominciato nel 2003 a farne uno, sempre di questi concorsi di bellezza, e mi sono trovata bene. Poi ho avuto uno stop e adesso ho ripreso. E sono molto felice di questo concorso perché lo trovo molto serio. Non c'è rivalità tra noi concorrenti, diciamo. Ovviamente sì, si gareggia tutti per la fascia, altrimenti non andremo nemmeno, perché è una soddisfazione. Però non è questa competitività di io sono più bella di te, tu qui, tu là. È una cosa completamente diversa, perché io credo che ognuno abbia la sua personalità e la propria bellezza. E quindi è un concorso molto serio. Poi anche il fatto che magari ci sono degli sponsor tipo, non so, la Marette che ci veste con i costumi, anziché magari qualcuno con i gioielli, è una cosa che ci personalizza ancora di più. Capisco. Immagino non. Trovo molto Per un attimo non ti ho sentito, probabilmente c'è stato un problema tecnico. Stavi dicendo qualcosa, Fabiola? no, ho detto soltanto che è un bellissimo concorso, molto serio. Ringrazio comunque Lady Virginia. Posso ringraziare Corrado e Mario per questa opportunità bellissima che ci danno il 3 e il 4. Ascolta, immagino non sia la prima edizione alla quale partecipi per quanto riguarda Lady Virginia, no? Sì, no, la prima edizione. Ho fatto una tappa a ottobre, fine ottobre, sono arrivata seconda e ho l'onore di partecipare a queste finali. No, è la prima volta, sai, che partecipo. E sono molto euforica di questa cosa, sinceramente. Sono molto felice. Immagino. Fabiola, un'ultima domanda, poi purtroppo dobbiamo già salutarci perché Prego. il tempo a nostra disposizione volge al termine. Come dicevo in apertura, tu rientri nella categoria Lady 50-59. Volevo chiederti, insomma, su cosa pensi di puntare per convincere poi chi dovrà votare in quel di Salso Maggiore. Guarda, io sono una persona molto spontanea, per cui ho diciamo il sorriso e poi su cosa punto? Su me stessa, perché mi sento autentica. Quindi anche per dire in passerella, devo comunque autocontrollarmi, perché sono una che prende e parte. Non riesco ad andare calma, tranquilla, ma fa parte del mio carattere. Quindi io punto molto sulla mia autenticità e la mia semplicità.
Chiarissimo. Fabiola, ti ringrazio tanto, è stato un piacere fare questo collegamento e allora, detto ciò, ti faccio un grosso in bocca al lupo per le finali di Salso Maggiore, ma ti auguro anche un buon divertimento perché, come hai detto anche tu, insomma, la gioia di questo evento è già il fatto stesso di poter andare lì e giocarsela. Giusto, giustissimo, grazie mille e buona giornata a tutti. Grazie, ringraziamo ancora Fabiola Riva, come detto parteciperà alla prossima edizione di Lady Virginia rientrando nella categoria Lady 50-59. Ringraziamo anche tutti voi che ci avete seguito, per seguito questo nuovo appuntamento con Aspettando Lady Virginia. Il consiglio è sempre il solito, però rimanere sintonizzati sulle tesole per non perdere i vari contributi che man mano manderemo in onda, tutti i contributi legati, insomma, a quella che sarà l'edizione del 2021 di Lady Virginia, concorso nazionale di bellezza. Ricordo sempre, finali il 3 ed il 4 di luglio a Salso Maggiore. E detto questo, allora, buon proseguimento con la nostra programmazione. Arrivederci.